Ciao a tutti e benvenuti su Touring Tribe. Io sono Alessandro Bentivoglio e oggi in collaborazione con Italia Travel Awards conosceremo Gabriele Cavallotti, Marketing Account Manager Tahiti Tourism Italia. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Gabriele, allora, Marketing Account Manager Tahiti Tourism Italia, che è l'ente responsabile per la promozione delle isole di Tahiti in Italia. Sì, esatto. Le isole di Tahiti, ovvero la Polinesia francese, hanno una rappresentanza in Italia tramite la società di Aviareps SRL e da 2 anni e mezzo. E ovviamente Tahiti Tourism è sempre stato rappresentato in Italia, in quanto Italia è un paese molto importante per la nostra destinazione e si conferma anche quest'anno come quinto mercato al mondo e secondo in Europa in termini di passeggeri. Wow, ottimo. Le isole di Tahiti sono un marchio molto importante per tutto il mercato turistico italiano e internazionale. Hanno avuto un'operazione molto importante di rebranding e diciamo di riallocazione in termini di target. È sicuramente una destinazione molto forte e si conferma anche quest'anno dal punto di vista dei viaggi di nozze, ma in questa fase, in questa nuova fase di Tahiti Tourism, nuovi target, nuove nicchie vengono ad affermarsi nei nostri principali focus. Tre sono i segmenti, diciamo, che caratterizzano i punti di forza di Tahiti Tourism. Sì, ecco, Quindi, raccontami un po' quali sono i punti di certo. forza che secondo te hanno spinto agenti e viaggiatori a votarvi. Il nostro nuovo brand si afferma appunto sul mercato segmentando tre principali categorie. Tra i principali target, i romantici, appunto, come vi dicevo, quindi sicuramente il target degli honeymooner, dei viaggi di nozze, gli escapisti o escapist, appunto, in inglese, che riguarda quello che è il segmento di coloro che si rivolgono a un turismo di lusso, a un turismo particolarmente magari dedicato a nicchie quali le vacanze in barca a vela, in sailing, yachting. E poi un turismo voyager, una categoria voyagers, viaggiatori, dedicata a coloro che si rivolgono ad attività più indirizzate verso l'avventura o gli sport magari acquatici, il diving, un target sicuramente che stiamo cercando di sul quale stiamo cercando di focalizzare maggiormente anche quest'anno. Ok, ascolta, Tahiti Tourism quindi è in nomination, se stiamo facendo questa intervista, perché siete in nomination per il premio Italia Travel Awards. Ve lo aspettavate? Che cosa rappresenta per voi questo primo traguardo, insomma? Beh, allora, no, sicuramente non ce lo aspettavamo, è un grosso successo per il lavoro svolto negli ultimi 2 anni, sia dal nostro head office a livello internazionale, sia da noi in Italia. È un ottimo riconoscimento che speriamo ovviamente di poter confermare. È sicuramente un sintomo di quello che è stato sicuramente promosso, divulgato e comunicato a tutto il mercato trade, quindi al mercato agenziale e al mercato dei tour operator. Mercato agenziale che rimane comunque come Tahiti Tourism, il mercato di riferimento, un mercato importante, le collaborazioni con i tour operator. Sono continue durante tutto il corso dell'anno e i periodi di formazione rivolti alle agenzie sono sempre più frequenti, sia Ottimo. sul territorio, quindi con in-house training, workshop, roadshow, serate a tema e così via, sia online con quello che andrà ad affermarsi nel corso della seconda parte del 2016, TRA programma appunto di formazione. Ottimo. Ascolta, io adesso ti vorrei chiedere un aneddoto, di raccontarci un aneddoto legato alla tua esperienza e a Tahiti, ovviamente. Certo, assolutamente.
Sì, aneddoti ce ne sono differenti a seconda di quelli che sono stati gli eventi o le cose, diciamo, organizzate, in particolar modo magari in loco, quando recandosi nell'accompagnare un fam trip o un educational, ci si è imbattuti, ad esempio, in una prova di giochi polinesiani. I giochi polinesiani sono abbastanza particolari, come potrete immaginare. Si parla di lancio del giavellotto di bambù piuttosto che di sollevamento di stone, di pietre. E quindi, insomma, diciamo, essere coinvolti in questo tipo di attività, catapultati magari dopo 2 giorni di volo, insomma, è stato abbastanza curioso e divertente, soprattutto condividerlo magari con altri colleghi del Certo. nostro mondo qua Beh, dell'Italia. un po' diverso da quello che viviamo qui, insomma. Esatto, assolutamente, comunque parte della cultura delle isole di Tahiti, Chiaro. diciamo. Bellissimo. Assolutamente. Va bene, Gabriele, io ti ringrazio per le informazioni che ci hai dato. È stato un Grazie piacere conoscerti, averti con noi e ti lascio ad un ultimo saluto. a voi. Grazie a voi, vi ringrazio tutti e spero appunto che Italia Travel Awards sia ovviamente una buona guida e un aiuto per tutti. Grazie ancora. Assolutamente. Grazie e in bocca al lupo ancora per il premio. Ciao! Grazie, arrivederci.